Ebbene, amici fratelli della Congrega, video che non dovevo realizzare perché mi sono raffreddato, ammalato un'altra volta, influenzato, una tosse pazzesca stamattina, ma siamo già arrivati al pomeriggio. Tutto passa al passato che ritorna. E i film, cari passatisti o uomini nostalgici, che allietarono le nostre infanzie, adolescenze, le nostre vite vissute, le nostre freddure, il raffreddore. Comunque, Al Pacino, doppiato da Ferruccio Amendola, questo romanaccio, fino a chi lo ha fatto il giorno Tony Montana, non è proprio così, no? Dovrei ridoppiare io il film. Ci vuole una voce più pregnante di mascolinità, forse tossica per voi, da non confondere con la gente che tossisce. Ma che sta dicendo? Qui cazzate fluiscono e, malgrado il mio stato di salute precario, la mia gracilità psicofisica, i turbamenti che ancora provo in questo mondo di dementi, ballerò, spero, in maniera splendida, splendida. Dicevo, Al Pacino, se non può Adriano Celentano, un po' la faccio di ignorante. È un ignorante Al Pacino, che voleva recitare, recitò Shakespeare, ma come direbbe il Meridione, la faccia del cosiddetto zammero, no? Con quel sorriso, c'è tutta. Al Pacino è un troione, tra l'altro. Ma diciamoci le cose come stanno, basta. Un mezzo nanerottolo. Uomini, Meridione, poi dicono, vaffanculo, ammanot, il push de sort. Beh, push che cos'è? Cantiamo, anzi balliamo, non cantiamo. Staremo muti, come già io fui muto molti anni fa. Quindi ammutolitevi, guardate, applauditemi o deridetemi. Ci vuole un uomo più brillante. Gli uomini non devono essere come Tony Montana, no. Gli uomini di oggi devono essere, a proposito di Shakespeare, essere o non essere, devono essere afflitti dal malessere. Questi modelli di uomini maci non vanno più di moda. Ecco. E di monta, a proposito di Montana, che sto dicendo? Uomini montati, uomini saltati, andate dal falò, smontate. Il falò è un disgraziato, un debosciato, non è un ipocrita, ma è un ipopotamo, ma è un delirio. De Niro, c'è delirio, De Niro è meglio di Pacino, ma parliamo. Ma i grandi film si realizzano nei dettagli. Avete notato Steven Bauer quando osserva Mary Elizabeth Mastrantonio? È un attimo infinitesimale che ci fa comprendere molte cosce, molte cose. E allora, push it to the limit. Andiamo. Vai! Questo è il boomer. Video molto breve, anche perché poi andrò a dormire, chissà. Gli altri alla mia età, e poi già parlano così da tromboni, invece voglio regredire sempre più indietro, sì, indietro, e mostrare indietro. E per radio, no? Per radio, per tutto, per radio, telefonano uomini e donne di tutta Italia. Sono siciliano, oggi mi sono fatto un paninazzo, torno al lavoro, che vita.
Io sono l'elemento anormale in questa società appiattita, di gente normalizzata, classificata. Io metto e getto scompiglio e ci sarà tutto in parapiglia. E per il culo la gente piglio, va bene? Ha. Poi ci sono varie scene di discoteca, no? Scarface. Ci mancava solo John Travolta con i Bee Gees. Leone! Questo è il leone della tastiera? Degli occhi bastardi! Siete presente? Avete capito? Mi piace giorneggiare. Dove sta il problema? La gente vuole faticare, vuole soffrire. La gente deve lavorare. Ah! Deve piangere. Io non so che cazzo dire o fare. E questo è il problema. Se fare o non fare. Se di sé disfarsi. O mandare tutti a cagare. O nel mondo ritornare. E la gente ti vuole umiliare. Ti vuole picchiare. Ti vuole bullizzare. La gente sa solo mangiare, cagare, dormire e qualche volta scappare. Gente di merda, non vale una minchia. Cari minchioni, beoti, ebeti, il falò, chi è? Il falò fa da sé, chi fa da sé fa per tre, forse per quattro, forse se stesso, forse non è nessuno. Alla prossima.